per aprire l'appuntamento di oggi di The Flight per questo lunedì 1 marzo 2021. E non solo, un ospite non speciale di più, incensato anche da Amadeus recentemente per quanto riguarda le conferenze stampa, Mahmood con noi. In collegamento, ciao Ale, ciao. Buongiorno, ciao a tutti. Buon pomeriggio, come stai? Bene, 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 grazie. E tra l'altro a Sanremo tornerai. È per quello che dicevo, con l'intervista dove dicevi mi farà strano. Infatti sono molto felice, mi sto preparando un sacco in realtà questi giorni perché voglio appunto che, cioè, diciamo, fare bella figura, ecco, ma poi proprio mi mancava andare a Sanremo. E beh, insomma, poi ritorni dopo un periodo straordinario, perché insomma a Sanremo hai avuto una grande consacrazione e poi sei riuscito a ottenere veramente dei risultati strepitosi, no? Sì, diciamo c'è stato un percorso che sembra durato 10 anni, in realtà sono solo passati 2 anni, però ho fatto talmente tante cose, no, che veramente sembra un'eternità, infatti. Poi tra l'altro io, cioè, da un po' di mesi, no, che avevo visto i nomi dei partecipanti di Sanremo di quest'anno, volevo proprio comunque, cioè, volevo esserci quest'anno, non so perché, però mi piaceva questo Sanremo perché mi sembrava un Sanremo molto fresh, no? Con tantissimi giovani e quindi, ecco, poi credo che comunque, anche visto il periodo storico, no, sarà un Sanremo che comunque nel bene o nel male ci ricorderemo. Indubbiamente, anche perché al di là della pressione di ritornare su quel palco che dicevi mi ha fatto strano, le dichiarazioni sono state che tu sei quello che ha cambiato Sanremo. Mi fa molto piacere questa cosa, ecco. Che lo dicano, io non lo posso dire, se no sembro uno scemo, però devo dire che mi fa molto piacere perché nel bene o nel male io quando partecipai a Sanremo, no, e decisi di portare appunto soldi che per me era un po' un qualcosa che mi rispecchiava al 100%, ecco, quindi ero sicuro, no, di ciò che stavo facendo quell'anno, no? E allora a breve forse vedremo anche le orecchie di a punta di Inuyasha, eccolo qua, Mahmood. Inuyasha, l'ho pronunciato bene, Ale, questo Inuyasha. Inuyasha, sì. Tu pensa, quando è uscita siamo andati a cercare ovviamente su Google cos'è, perché, cos'è. Ce lo racconti da dove è nato nella tua testa invece, perché hai fatto questa metafora? Guarda, in realtà Inuyasha è tipo un anime giapponese che davano quando andavo alle medie su MTV e io tipo la sera lo vedevo fisso, no? Ero proprio fan. Poi da un anno che mi sono fatto Netflix, no? Che l'hanno messo su Netflix, mi sono rivisto tutte le stagioni, no? E quindi mi è nata un po' di nuovo l'ispirazione di questo cartone. Io l'ho scritta quest'estate in Toscana, no? Inuyasha con Dardust. E il paragone che c'è tra la canzone, tra il testo che ho scritto e quest'anime appunto giapponese, appunto, è il fatto che lui, no, è un mezzo demone che cerca comunque di non diventare demone completo, no, all'interno del cartone, proprio per non ferire i suoi compagni di viaggio, no, alla ricerca dei frammenti della sfera dei quattro spiriti. Io mi sono rivisto, no, nelle mie vecchie relazioni passate, no, che anch'io comunque in un modo o nell'altro cercavo di non far fuoriuscire tutta la mia parte cattiva, no? No? Quindi cercando ogni tanto di contenermi, chiudendo il male dentro una crisalide. Ho fatto un po' questo paragone, esatto, tra una relazione e Inuyasha, è un po' il nucleo di questa canzone, ecco. Bello anche il video che hai realizzato per questa canzone, molto particolare, no, visionario. Sì, sono proprio felice. Tra l'altro il lago dove abbiamo girato appunto questo video è il lago di Montespluga, no? Che eravamo andati a vederlo con il regista Simone Rovellini 2 settimane prima ed era fighissimo così. Siamo tornati dopo 10 giorni, era tipo totalmente congelato, ma poi era il lago dove comunque mia mamma mi portava a sciare da piccolo, no? Perché sotto Madesimo. Quindi abbiamo lavorato tipo 4 mesi per questo video, però siamo molto soddisfatti, ecco. Eh sì, è venuto un gran bel progetto. E allora, senti cosa parte adesso. Dai, per farti uscire da queste emozioni, torniamo nel barrio. C'è Mahmood su RTL.
Il barrio. Mahmood su RTL 102.5 che è in collegamento con noi, vediamo dalla sua cucina. E tra l'altro tu sei. Salotto cucina, beh, dire cucina non è che sto proprio. Open space. No, lo so, vedevo delle presine. Quindi le da lì presine. Sì, dietro di lui. Ale, solo le donne riescono a vedere certe cose. Fidati che io non ho visto nulla. Io vai sì. Tranquillo. No, però invece la domanda era molto più importante. Riguardo, tu di recente sei stato anche in Spagna a fare promozione, spiegaci un attimo. Sì, no, in realtà sono andato la settimana scorsa a Madrid, ho lavorato 4 giorni no, con dei ragazzi per un progetto ancora che dovrà uscire, no? Però sono molto felice perché più tempo sto là più parlo meglio spagnolo, no? Più capito, perché il primo giorno parto, no? Che sono un po' tipo un po' con le S, esatto, un po' dappertutto. Poi dopo il secondo giorno meglio, terzo giorno proprio parlo in spagnolo perfetto, no? Sabe? Hola, chico, habla de golpe una pregunta. No, tu hai un legame particolare però con la Spagna e i viaggi verso la Spagna ci hanno regalato tante emozioni. O no? Ma dici a me? No, guarda, quello che i viaggi verso la Spagna. Scusa, non so cosa si non hai, io so, non hai scritto canzoni nei viaggi che facevi. Ah. Guardate, oggi sono un po' lenti questi giorni. Sì. Hai un legame particolare, ti scatena emozioni questo viaggio verso la Spagna. E a me la Spagna piace un sacco, ragazzi. L'anno scorso sono andato a. Cos'è? Ho scritto Dorado a Madrid. Ma va? Quello era una session con tipo Senserra, che è sempre un cantautore spagnolo bravissimo, no? Perché comunque ho fatto session con vari autori, no? Spagnoli. E quando cerchi di mettere un'idea all'italiano, loro ti dicono subito che comunque è quasi impossibile tradurre in spagnolo. Invece lui ha cercato di prendere il mio immaginario e di comunque renderlo fattibile in spagnolo, no? Ed è la cosa che funziona di più, credo, no? Se vuoi dire le tue cose in un'altra lingua. Infatti è nata proprio prima in spagnolo, Dorado, poi l'ho ritradotta in italiano. Però è stata una cosa fighissima, infatti voglio subito fare altre session. E poi vediamo cosa verrà fuori da questa tua recente visita in quel della Spagna. Visto che insomma hai avuto. Sì, adesso sì, ancora. Vabbè, poi ce ne parlerai a tempo debito. Ma e noi cercheremo di scoprire qualcosa. Resta lì, Ale Mahmood, perché fra poco ritorniamo con bellissimo. Rapide. Che bella. Ale, ma che voce hai? Grazie. Ma lo dicono tutti, non lo dico solo io. Sono arrivati un sacco di messaggi. Non so mai cosa dire, no, in questi casi, quindi grazie così, no. Sono arrivati tantissimi messaggi di persone innamorate di te, della tua musica, molti che ti hanno conosciuto a Sanremo, molti che hanno continuato a seguirti e che apprezzano questa nuova canzone di Biasce, molti che chiedono che canti venerdì a Sanremo, cosa che ovviamente tu ci dirai, no? Subito. Subito. Però no. Ragazzi, mi sto impegnando, sono stato 2 giorni in sala prove a provare, dai. Forza e coraggio, spero che esca una roba figa, che piaccia, ecco, che ti risulti, no? Cioè che risulti tipo originale, una cosa bella, piacevole, ecco, spero che non dicano che faccia schifo. Ma no, quello mai, a proposito della voce, la domanda è come riesci a controllare le emozioni che sono fortissime che arrivano, riuscendo a cantare così, come fai? Mamma mia, allora devo dirvi la verità, io da tipo le ultime esibizioni che ho fatto le settimane scorse non era come l'anno scorso, sai, dopo che fai Sanremo, l'Eurovision, no? Sei in bolla e fai tutto, no? Sei caldo. Ti sembra una cavolata, tutto facile. Devo dire che stando un po' un anno fermi a casa col Covid, no? Esci, inizi a lavorare e io ho il triplo dell'ansia che c'avevo prima, no? Quindi adesso sembra che debba riniziare tutto da capo il lavoro psicologico. Però dai, devo semplicemente guardare i concerti giusti prima dell'esibizione. Mi sono già fatto una scaletta di cose che devo fare per rilassarmi, perché io ho sta roba dell'ansia che non se ne va mai via, capito? Prima di salire sul palco ed è una rottura. Ma ti sei mai rotta la voce? Succede, no? Con l'emozione che ci mette nelle canzoni capita. No. Quello Ale. Momento, però guarda. Allora, ho fatto tutto il tour, tutto così che non mi si era mai rotta, però
E in una delle ultime esibizioni, diciamo, prima di salire sul palco, cioè, salgo e inizia tipo a tremarmi tipo la mascella, no? Ma è una roba che non mi era mai successa, no? E quindi proprio... cioè, avevo un carico di tensione, di ansia, come se avessi appena fatto la maratona e mi trovassi sul palco fermo, no? Questa sensazione non l'auguro a nessuno ed è quella che mi è successa proprio da poco in realtà. E sto cercando adesso di fare proprio un lavoro un po' anche sul cervello, diciamo, per placare l'ansia e rilassarmi di più. Allora Ale, noi ti ringraziamo per questo collegamento di oggi e non vediamo l'ora di vederti venerdì sul palco dell'Ariston nuovamente e poi insomma ti aspettiamo per altre novità, insomma appena sei pronto a sdoganare. Grazie noi siamo mille per avermi invitato oggi a stare con voi ragazzi, ci vediamo a Sanremo. Un bacione a Mahmood, grazie. Ciao Ale. Ciao, grazie. Ale. Ciao.